Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista. Parliamo ancora di Pescara dopo la settimana scorsa, perché oggi abbiamo qui nei nostri studi, lo vedete, Giacomo Cuzzi, che è assessore comunale a Pescara con tantissime deleghe, le più importanti possiamo dire il commercio, gli eventi, ma anche la delega alle periferie. Poi capiremo un po' di cosa si tratta, perché Pescara da questo punto di vista è una città che offre spunti e anche tanto lavoro per l'assessore. Benvenuto a Teleponte, Giacomo Cuzzi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Iniziamo dal commercio, perché non per un ordine di importanza, ma perché comunque tanto se ne è parlato anche al termine della scorsa legislatura, allora maggioranza guidata dall'ex sindaco Luigi Albore Mascia, per le tante proteste dei commercianti con i vari cantieri aperti nella città. Voi avete raccolto un po' il testimone. Comunque la delega al commercio non è delle più semplici, Cuzzi. Ma sicuramente per la nostra città è una delega pesante, importante, anche perché il commercio ha rappresentato negli anni, soprattutto nel passato, una delle economie vitali per la nostra città. Oggi, con la costruzione dei centri commerciali intorno proprio al centro cittadino, logicamente è un'economia che soffre. Noi siamo qui per cercare di trovare delle soluzioni. Logicamente è una fase di crisi economica che è nazionale, internazionale, io oserei dire sicuramente mondiale. Le amministrazioni non possono molto, certo non si può stare alla finestra, se pensiamo che si possa ripartire da dove ci siamo fermati con le stesse filosofie, facciamo un errore. Quindi possiamo mettere in cantiere una serie di provvedimenti per far sì che questa crisi sia un po' meno mordente nei confronti. Tra l'altro, quella dei centri commerciali è una tematica che rappresenta, l'ha detto lei Cuzzi, una difficoltà per i commercianti tradizionali, chiamiamoli così, tra virgolette. Però come si fa a trasformare questa difficoltà in una risorsa? Perché credo che sia una difficoltà inevitabile, un po' il segno del tempo. Ma io credo che noi dobbiamo lavorare per quella bella idea che in altre città è già messa in essere, quella del centro commerciale naturale, che è un'idea forte per la nostra città, e dobbiamo porre le basi affinché si realizzi. E quale potrebbe essere una collocazione ideale per questa idea a Pescara? Ma sicuramente il centro cittadino, tutte quelle che sono le aree di pregio, oggi si prestano molto a una collocazione, diciamo così, naturale per il centro commerciale naturale, scusate il gioco di parole. No, è un gioco di parole efficace. Logicamente bisogna lavorare anche per quanto riguarda l'arredo urbano, la bellezza, l'attrattività di quello che è il centro cittadino. Perfetto, l'arredo urbano che può diventare risorsa per i commercianti, alcune riqualificazioni, pensiamo a Corso Vittorio, quella relativa a Corso Vittorio, hanno fatto in realtà storcere un po' il naso ai commercianti. Poi lasciamo da parte le polemiche che insomma quelle di questi giorni, perché pare che Corso Vittorio non sia percorribile per una serie di problematiche legate proprio alla messa a norma di questa arteria così importante per la città di Pescara. Però insomma quello è un esempio di riqualificazione che, come definisce insomma l'assessore Cuzzi? Ma le riqualificazioni in genere io sono abituato a valutarle in maniera positiva, poi dipende da riqualificazioni, qualcuno gioca sulla parola riqualificazione per poi definire una chiusura o una pedonalizzazione. In realtà Corso Vittorio da delibere, da atti scritti, da consigli comunali si è riguardato solamente di una riqualificazione, come ha ben detto lei prima, che non sta per pedonalizzazione. Pensare di pedonalizzare un'arteria così importante della città è una follia, anche perché la pedonalizzazione non è un punto di partenza, ma sicuramente un punto di arrivo. Quindi prima di qualificazione non usato a caso. Prima di effettuare una pedonalizzazione così importante bisogna creare prima e generare una serie di servizi che poi permettono ai cittadini di accedere a queste aree, soprattutto quando riguarda non solo una via di importanza fondamentale per la viabilità, ma anche una via con una forte connotazione commerciale come quella di Corso Vittorio Emanuele. Ecco, tanto per rimarcare l'obiettività lucida a me di dare una opinione, un giudizio, un'opinione sì, un giudizio no su Corso Vittorio, però se ci limitiamo alle osservazioni dei commercianti non è che l'abbiano presa benissimo né prima e sentendo qualcuno neanche adesso. Ma sicuramente un cantiere che ha creato disagio a quelle che sono le attività commerciali, come tutti i cantieri. E noi in breve tempo siamo riusciti a riaprire l'arteria, almeno a quelle che sono le esigenze dei pedoni e anche dei commercianti, quindi oggi non è più un cantiere. Si è svolta in quel luogo l'esperienza fortunatissima della Notte Bianca, che ha portato circa 90.000 persone nella nostra città con i negozi aperti, quindi una bella festa. Oggi dobbiamo immaginare di ritornare
ritornare a un modello di sviluppo su quell'area che non dico come il passato, ma sicuramente dobbiamo fare quello che era previsto anche precedentemente, quindi senza giochi di parole. Lei come, diciamo, a livello di decoro urbano, che idee ha in mente per dare da quel punto di vista un incentivo proprio al commercio? Ma io credo che la nostra città non ha le potenzialità per diventare grande, e quanto intendo grande non è che possiamo crescere per grandezza, noi sicuramente dobbiamo crescere per bellezza ed inclusione. Io credo che il centro cittadino si presta a tutto questo. Oggi il commercio, ma anche il turismo, è fatto sicuramente di servizi, è fatto sicuramente di bellezza, e noi dobbiamo far sì che il centro della città, come le altre zone anche in periferia, debbano essere accessibili. Bisogna costruire una rete di parcheggi adeguata, bisogna far sì che nei parcheggi ci si arrivi in maniera agevole, ma poi bisogna curare tutto l'aspetto che riguarda l'arredo e la bellezza, anche perché solo così potremmo attrarre non solo le nuove idee, nuove persone, nuove società che hanno voglia di intraprendere della nostra città, ma anche tutte quelle che sono le grandi catene che devono venire nel salotto bello della città di investire per far sì che ritorni un'offerta commerciale all'altezza della vocazione della di Pescara. Poi commercio e turismo sono due tematiche che si intersecano tra loro da un senso e da un altro, e entrambe le deleghe, per cui... Sì, secondo me vanno a braccetto, ed ecco perché ho insistito per avere entrambe le deleghe. Ecco, ho pensato ad un modo per incentivare il turismo pescarese, anche se poi probabilmente anche in virtù della unione profonda tra l'amministrazione comunale di Pescara e la regione Abruzzo, idee dovranno anche poi essere collimanti tra loro, però volendo restare al comune, sul comune di Pescara. Quando parliamo di turismo noi parliamo di tutto, parliamo di servizi, ripeto il concetto della bellezza, parliamo di strutture, di infrastrutture, quindi Pescara ha bisogno di mettere insieme una, diciamo così, una rete, da altre parti direbbero fare sistema, che è una parola sentito e forse è stata anche un po' troppo inflazionata. Molto abusata nel nostro tempo, però noi abbiamo bisogno di infrastrutture che ci colleghino in maniera veloce. Nel mondo c'è tanta voglia del nostro paese e noi dobbiamo aprirci a tutte queste, a queste volontà, e poi dobbiamo creare anche una serie di eventi che generino attrattività, perché i turisti hanno voglia di venire qui, stare bene, ma poi hanno voglia anche di tornare a casa e di raccontare una storia, e noi credo che dobbiamo offrire tutte queste situazioni. Ci stiamo lavorando anche attraverso gli eventi, logicamente le risorse sono molto poche e quindi abbiamo fatto velocemente i salti mortali per quest'estate. Per una programmazione più attenta, con un bilancio fatto da noi, dovremmo prevedere tutta una serie di interventi che poi favoriscano quella che è una vocazione naturale della nostra città nei confronti del turismo, sviluppando un'economia del turismo, cosa che in passato non è stata fatta. Per quanto riguarda gli eventi passati, presenti e futuri, veniamo da siamo quasi ormai al termine dell'estate. Per quanto riguarda gli eventi, le ripeto, noi abbiamo dovuto agire in velocità trovando, non avendo lo strumento programmatico che è quello del bilancio di previsione, quindi lavorando veramente con pochissime risorse a disposizione, abbiamo fatto i salti mortali allestendo un cartellone estivo per quanto riguarda l'area dello Stadio del Mare. Il 30 siamo riusciti a portare un evento straordinario come il premio Tenco Ascolta, con la straordinaria partecipazione di Roberto Vecchioni, che è anche una fase promozionale della musica d'autore. Abbiamo organizzato il Pescara Rock, abbiamo generato tutta una serie di eventi all'interno delle periferie con un vero e proprio programma nei quartieri di intrattenimento, che vanno a migliorare anche la qualità della vita dei residenti e dei cittadini. E anche perché la musica autorale è forse un po' riscoperta. Sì, certo, noi abbiamo un concetto di eventi un po' diverso, anche perché oggi le amministrazioni, con le poche risorse che hanno, non possono pensare di fare concorrenza a quelli che sono i grandi eventi privati, i grandi concerti. Certo. Per intenderci, non ci sono più quelle spese folli per acquistare un concerto di un singolo cantante. Noi dobbiamo far sì che gli eventi vengano messi a sistema, vengano calendarizzati, diciamo così, diventano degli appuntamenti fissi per la nostra città, in modo che quelle spese diventano, diciamo così, fattore e generano delle economie positive, come dicevamo prima, per il turismo ma anche per il commercio. Turismo, commercio, eventi, periferia, l'altra delega, no? Perché è un'altra peculiarità della città di Pescara. No, poi sugli eventi volevo prego, dire
che oggi un assessore deve andarsi a trovare i soldi da tutte le parti, per questo noi... Beh, certo, non le può mancare la creatività e la fantasia, lavorare in fantasia. Noi abbiamo messo in piedi velocità, creatività e davvero tanta fantasia, anzi certo. Dobbiamo ringraziare tutti gli artisti e tutte le disponibilità che ci sono venute incontro per questo anno, che abbiamo agito veramente in una condizione di straordinarietà. E invece io sono abituato a lavorare in una condizione di programmazione. Ogni azienda dovrebbe fare così. Detto questo, noi già a ottobre ci siederemo ad un tavolo e cercheremo di programmare quelli che sono gli eventi per il 2015 e su questi fare anche un avviso pubblico di sponsorizzazioni, perché chiederemo anche ai privati un sacrificio per rendere la nostra città più attrattiva e più bella. Periferie, altra delega di Giacomo Cuzzi, assessore a Pescara. Pescara ha la problematica del rapporto, no, tra le zone centrali e le periferie, ma soprattutto forse anche una gestione per quanto riguarda l'aspetto sociale delle periferie, e poi altro tema collegato è quello della sicurezza. Sì, a me piacerebbe vivere una città senza periferie. Io vengo dall'esperienza di quartiere, sono stato per 6 anni complicato. Consigliere di quartiere nella circoscrizione Porta Nuova. E credo che il concetto di periferia è un concetto tutto nostro. Specifichiamo, purtroppo, perché senza periferie ci sarebbe un benessere diffuso, ma questo tanto per evitare che qualcuno ci rimanga male, non è una discriminazione territoriale assolutamente. Però io credo che il concetto di periferia viene reso tale anche dalla mancanza degli interventi che in questi anni sono stati effettuati a favore di quelle che sono le aree che benessere diffuso. Io definirei non centrali della città. Io sono molto legato a Porta Nuova, che comprende la Porta Nuova storica, poi il quartiere di San Donato. Peraltro Porta Nuova è vicinissima a questi studi. Sì, siamo a Porta Nuova, quindi... Si gioca un po' in casa. Si gioca in casa. Richieste particolari da abitanti di quartieri difficili, ne ha ricevute già in questi primi mesi da assessore del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi? Ma sicuramente, io le ricevo da sempre, sin da quando ero consigliere di quartiere. Noi già con gli eventi abbiamo voluto dare un segnale. Storicamente gli eventi venivano organizzati tutti nel centro cittadino, noi abbiamo voluto organizzare proprio questo mini calendario quartiere estate, che è un tour musicale nelle piazze che storicamente sono state definite periferiche, come dicevo prima, per la mancanza degli interventi da parte dell'amministrazione. Quindi abbiamo voluto dare un segnale in questo senso, abbiamo organizzato delle belle cose allo stadio. Poi credo che le periferie, come dicevo prima, debbano crescere per bellezza ed inclusione, appunto perché la nostra città non può diventare grandi, nelle periferie ci sono tante energie positive, noi dobbiamo metterle a sistema e sono sicuro che le nostre periferie possono diventare belle, fertili e piene di vita. Nelle periferie energie positive, miste purtroppo ad energie negative, come si fa a tutelare quelle persone che vivono nelle periferie, le molte persone che sono assolutamente oneste a dispetto delle poche persone che magari approfittano anche della situazione per delinquere? Come si fa a tutelare la gente onesta? Ma noi dobbiamo lavorare su un programma di rigenerazione profonda urbana, e questo significa che dobbiamo riqualificare quelli che sono i territori che ad oggi sono più degradati. Questo significa che le periferie, come sono state chiamate sino ad oggi, a me piacerebbe vivere in una città periferie free, e la sicurezza non viene garantita solamente con le forze dell'ordine, che svolgono un lavoro eccezionale, ma poi l'amministrazione può molto in questo campo, attraverso la riqualificazione, attraverso i servizi, attraverso le attività sociali, culturali, sociali è un'altra tematica che è strettamente sportive, connessa, io credo che noi dobbiamo alla sua azione dobbiamo investire molto, perché questi quartieri hanno molto da dare alla città e alla crescita soprattutto della città, anche attraverso il recupero, un'altra delega molto particolare, che è il recupero dei siti industriali dismessi. Anche attraverso il recupero di questi siti industriali le nostre periferie possono divenire il centro della città e soprattutto la città del futuro. E nella città del futuro quale altra problematica si sente, se non di promettere, almeno di garantire, non soltanto il suo impegno, ma a questo punto anche l'impegno dell'intera amministrazione guidata dal sindaco Marco Alessandrini? Quali sono i punti che a suo avviso andrebbero risolti con una certa precedenza rispetto ad altri? Ma per quanto riguarda lo sviluppo della città, la rigenerazione, la riqualificazione, io credo che anche la volontà della regione e del governatore Luciano D'Alfonso nell'affrontare una tematica come quella dell'ex Cofa, che è un'area che è stato, lo ricordiamo, primo argomento per
dato dalla vostra giunta. Che è un'area di fondamentale importanza per lo sviluppo della, della nostra città, è un'area che si trova sul mare, a fianco al porto, sotto il ponte del mare, che è una delle bellezze e delle cartoline della nostra regione. Quindi io credo che quello è uno dei temi da affrontare nell'immediato. Poi dobbiamo affrontare, abbiamo già affrontato il tema della riqualificazione, di finire la riqualificazione della Riviera Sud, che è un altro biglietto da visita molto importante, e poi del recupero di alcune aree industriali appunto dismesse. Penso all'ex Covolo che si trova sulla Tiburtina, dove noi già in questi anni avevamo progettato la realizzazione di un pala eventi, che sarebbe veramente un evento straordinario per la nostra città. E poi penso che noi dobbiamo garantire tutta una serie di piccole cose che in questi anni sono mancate, come l'ordinaria amministrazione, la manutenzione delle strade, il verde. Dobbiamo essere bravi su questo, anche investendo molto su quelle che sono le scuole. Beh, Pescara, parlato di verde, Cuzzi ha tanti parchi. Cosa vorreste aggiungere voi all'attuale configurazione per quel che concerne le zone verdi della città? Sicuramente la cura. La cura, quindi mancata manutenzione. Noi abbiamo molte aree verdi, abbiamo poi la riserva Nannunziana, quindi dobbiamo far sì che queste aree verdi diventino una risorsa per la nostra città. Poche città hanno la fortuna a dare densità di aree verdi. E questo si fa attraverso la cura, come la promozione delle nostre riviere. E poi ritengo anche, se appunto mi consente Cuzzi, una, oltre che una cura, anche, torniamo sempre al tema sicurezza, una tutela di queste aree dai vandali, dagli atti di vandalismo che troppo spesso vanno a stravolgere l'essenza di un'area riqualificata. È vero, per questo bisogna responsabilizzare la cittadinanza, bisogna far sì che tutti quanti ci mettiamo in condizione di voler molto più bene alla nostra città, anche nei semplici gesti di buttare una carta per terra. Lo ridiciamo sempre, speriamo che prima o poi entra in testa la gente. Io credo che su questo dobbiamo fare un grande sforzo di adeguarci a quelli siamo che un sono po' indietro gli altri paesi europei, perché diventa davvero difficile per un'amministrazione coprire quelli che sono tutti gli atti vandalici. Io vedevo in questi giorni l'apparire di scritte sul ponte del mare, sul ponte di Via Marconi. Sì, qualcuno l'ha notato anch'io. Sono delle brutture. Soprattutto nella parte, almeno quella che ho notato io, adiacente al porto canale. Sì, questo è l'ingresso del ponte sul mare. Delle brutture che dobbiamo superare. Una struttura così bella non può essere nominata. Peccato mortale. Noi comunque per quel che ci riguarda adopereremo molti controlli e sicuramente faremo funzionare. Ma in altri paesi io insomma ho la fortuna anche per lavoro di girare tanto in altre parti del mondo, le multe sono veramente salate e non è che dici per una scritta, no, intanto vieni beccato in primo luogo, in secondo luogo vieni multato, ma in una maniera veramente salata. Molti dicono non si può, in realtà io penso che sia, perché poi si dice sempre che la mamma degli scemi è sempre incinta, per cui o si va con determinate misure oppure. No, sui controlli noi stiamo lavorando molto anche in accordo con l'assessore alla Polizia Municipale, col comandante della Polizia Municipale, anche per quanto riguarda il commercio, la lotta all'abusivismo, insomma stiamo davvero producendo un grande lavoro che porterà sicuramente i suoi frutti. No, anche perché da non confondere questi scarabocchi con i murales, che invece è una vera e propria arte per la quale proprio molte città hanno dedicato delle zone. Voi avete pensato a qualcosa di simile? Ma sicuramente questa è un'idea molto interessante anche per educare all'arte e soprattutto per superare quelle brutture che vediamo sui muri spesso della nostra città, anche perché, ripeto, l'amministrazione non ha più le risorse per ottemperare a tutto. Anche perché un conto sono gli scarabocchi, un conto sono i murales. Sono i murales, sono due su cose. Su muri però, ovviamente, no? Con un'autorizzazione da parte del comune stesso. Beh, io direi di fare un primo break e tra poco ancora qui a Punti di Vista con Giacomo Cuzzi, tra poco. Torniamo in onda, Punti di Vista con Giacomo Cuzzi, assessore comunale a Pescara. Abbiamo chiuso con anche una forma di educazione verso quella che è la nuova generazione, con rispetto del decoro pubblico. Iniziative in tal senso? Ma ci stiamo lavorando, logicamente siamo arrivati da poco. Ma infatti, sono buoni propositi per il futuro, però dopo qui lei tornerà per certificare il lavoro svolto. Stiamo fronteggiando
le diverse emergenze, anche perché siamo venuti da un periodo elettorale, quindi potete ben immaginare che molte pratiche sono rimaste sospese. Tra poco faremo qualche passo indietro e affronteremo anche una serie di questioni più spigolose, più scottanti, chissà, ma proseguiamo con questo argomento, poi qualche domandina complicata per l'assessore Cruzzi. E quindi abbiamo in cantiere tutta una serie di iniziative, dicevo prima, anche per coinvolgerle quelle che sono le scuole. Proprio ieri in tal senso abbiamo emanato una delibera che andava ad acquistare i banchi appunto delle scuole per l'aumento degli alunni. Questo credo che sia un piccolo messaggio di vicinanza, altro, soprattutto esatto, di intervento anche in quelli che sono dei settori fondamentali, perché dicevo prima che si va ad educare quella che è la società del domani, che spero sia migliore di tutti noi anche di una certa. Sulle elezioni non ci sono tornato io, ci è tornato lei, si è fatto un mezzo autogol, perché adesso torniamo a parlare del voto, del dopo voto, della formazione della giunta, perché le prime polemiche in merito alla vostra amministrazione sono scaturite proprio dalla formazione della giunta, perché qualcuno ha storto il naso alla nomina di un assessore donna, giovane. Molti hanno detto che questo assessore ha ottenuto questa carica per il cognome, non per meriti. Mi permetto di dire che i meriti si vedono sul campo, per cui è un pregiudizio, però noi riportiamo correttamente le polemiche e facciamo rispondere a Giacomo Cruzzi. Parliamo ovviamente dell'assessore Teodoro, figlia del noto politico pescarese abruzzese Gianni Teodoro. Come risponde a queste critiche? Io rispondo che sicuramente le polemiche hanno avuto spazio, le abbiamo ascoltate tutti, quindi non devo smentire questa cosa. Veronica è una ragazza molto giovane che sicuramente dovrà dimostrare, come dicevi tu ben prima, sul campo quelle che sono le sue potenzialità. Io sono abituato per forma mentis a giudicare le persone da quello che producono e non da quello che... D'accordissimo, non potrei essere più d'accordo. E quindi sono abituato con questo sistema e non ho mai sbagliato. Quindi certo. Mi auguro che lei in questi mesi, in questi anni, possa produrre... Intanto qualche domanda gliela posso fare. Come l'ha vista? Motivata, assessore Veronica Teodoro? Magari anche uno stimolo importante per lei, no? Sì, lei è una ragazza molto giovane, motivata. Logicamente l'impatto con la pubblica amministrazione è un impatto difficile per tutti quanti, anche perché si entra in una serie di meccanismi, si impatta contro quella che diciamo tutti essere la burocrazia, e quindi è un impegno molto importante che richiede molto tempo, però ripeto, io sono abituato a giudicare dal lavoro e sono sicuro che lei in questi anni saprà dimostrare. Vogliamo ricordare anche le deleghe a beneficio dei nostri telespettatori, deleghe dell'assessore Teodoro? Lei ha le deleghe di politica giovanile, associazionismo. Non gliele sto facendo ricordare a caso, perché politica giovanile, abbiamo parlato fino a poco fa di murales, un argomento che riguarda i giovani, per cui un po' le sue deleghe per certi aspetti si intersecano con quelle dell'assessore Teodoro, aspetto di prima. Ma siamo entrambi giovani, dovete lavorare insieme. Sono molto più vecchio di lei, perché ho 31 anni, a settembre 32. Giovane anche lei, però chiaramente l'assessore Teodoro, insomma, in quanto a carta d'identità vi ha già battuto tutti. Giovanissimo. Quindi, quel punto di vista, e quindi ci sarà anche probabilmente ci saranno argomenti di confronto sicuramente. Tra l'assessore Cruzzi e l'assessore Teodoro. Stando un po' più al discorso elettorale, faccio una domanda a bruciapelo: lei si aspettava di dover così di ritrovarsi amministratore della città di Pescara, assessore della città di Pescara, nel pre-voto? Ma io mi sono candidato per questo, perché avevo in mente, insomma, risposta anche questa, non è che aspettavamo la risposta di Rito, insomma. Di portare la mia idea all'interno di quello che è il Consiglio Comunale, perché poi quando si fa politica si generano idee, proposte attraverso i dibattiti, il confronto con i cittadini, ma poi la cosa più bella e anche la parte più difficile è quella di mettere in pratica le idee. Quindi io mi sono candidato per questo, ho chiesto la fiducia sulla base di alcuni ragionamenti fatti con i miei elettori e con la città. Ho ottenuto la fiducia sulla base di un impegno profuso per 6 anni nel mio quartiere. Adesso mi auguro di poter mettere in essere, in pratica, tutte le cose che ci siamo detti durante la campagna elettorale. Vede, il cambiaverso della politica significa che le cose che si dicono in campagna elettorale poi si fanno, e noi dopo una prima fase di ascolto stiamo già mettendo le basi attraverso i primi provvedimenti per realizzare quello che ci siamo detti in campagna elettorale, e tutte le cose che faremo in questi anni saranno cose che
che abbiamo, diciamo così, concordato con i nostri elettori e su cui i pescaresi ci hanno dato la fiducia durante il voto, con una larghissima maggioranza, ricordo. Oh, abbiamo già affrontato con il vice sindaco la settimana scorsa, vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio, il tema del piano regolatore portuale. Lo riaffrontiamo con lei, ma per un motivo molto semplice: l'area del turismo. Penso che questo argomento la riguardi un pochino. Critiche ne sono arrivate da parte dell'opposizione per una cementificazione così definita dal Movimento 5 Stelle, così definito il piano regolatore portuale dal Movimento Grillino, mentre parliamo della delegazione al Comune di Pescara. Però la mappa, che anche un po' ambiziosamente riserva uno spazio all'attracco delle navi da crociera, sicuramente fa un po' sognare. Ma sicuramente, noi abbiamo sbloccato come uno dei provvedimenti, come primi provvedimenti, anche questo, il piano regolatore portuale, per noi è un motivo di orgoglio. Beh, commercio, diciamo, e turismo impazzerebbero, lei verrebbe portato, no, in trionfo. E diciamo Pescara, così, di vanto. E quindi certo, una scelta importante su cui la maggioranza ha retto benissimo, ha portato subito a termine, anche perché è una di quelle cose che avevamo detto in campagna elettorale, su cui avevamo lavorato negli anni passati. Io credo che la nostra città, con le vocazioni e con gli aspetti naturalistici che abbiamo, non può che puntare sul rilancio del porto, che è un'importantissima infrastruttura anche per quanto riguarda, dicevamo prima, lo sviluppo dell'economia del turismo. Oh, adesso le faccio una domanda un po' particolare, un po' curiosa, perché poi siamo, tra l'altro, prego. Abbiamo inaugurato anche la stagione del ritorno dei collegamenti con la con l'altra sponda dell'Adriatico. Volevo vedere se ci arrivavamo a questo argomento. La SNAV che è tornata a navigare da Pescara verso la Croazia, a 3 anni di distanza, se non ricordo male, corretto? 3 anni di distanza. Sì, dal 2011, se non vado errato. Poi diciamoci anche che molte sono state le parole confortanti da parte dell'establishment di SNAV per un supporto a Pescara, non soltanto dal punto di vista del trasporto turistico, commercio, ma temi ricorsivi poi, no? Ma è di fondamentale importanza per la nostra città collegarsi con quella che è l'altra sponda dell'Adriatico, che oggi è Europa, quindi certo, la Croazia è un'Europa, certo, noi dobbiamo certo aprirci a queste economie, soprattutto non tanto per portare, diciamo così, i pescaresi dall'altra parte dell'Adriatico, ma per intercettare, come dicevo prima, anche la voglia del nostro paese che c'è in giro per l'Europa e per il mondo. Anzi, noi dovremmo pensare di programmare nuovi collegamenti anche con la Grecia, per far sì che la nostra città diventi veramente attrattiva e ben collegata, sviluppando anche tutta la parte che riguarda l'aeroporto e la stazione ferroviaria. Quindi credo che su questo, sull'aeroporto magari ci facciamo una puntata a parte, dopo un bilancio molto positivo per quest'anno del collegamento della SNAV, noi per l'anno prossimo dobbiamo programmare non solo di potenziare il collegamento con la Croazia, ma anche però di creare altri collegamenti che ci portano al centro, diciamo così, del... Certo, prima di toccare questo argomento, io avevo incuriosito i nostri telespettatori con una domanda particolare che lei abilmente non mi ha fatto fare, gliela faccio adesso. Abilmente non risponde, no, ma non è una domanda che la mette in difficoltà, assolutamente no, particolare perché peraltro siamo in televisione, siamo su Teleponte. Come intendete portare avanti un aspetto legato alla comunicazione per quel che riguarda un po' le iniziative dell'amministrazione che l'avete impegnata da assessore, l'amministrazione guidata dal sindaco Marco Alessandrini, perché tante volte, soprattutto sul fine di legislatura, molti amministratori dicono: abbiamo governato bene, ma non siamo riusciti a farci capire dai cittadini. Come si fa ad essere capiti dai cittadini? Con la comunicazione, social network, comunicazione a livello di comunicati stampa. Al di là dell'ordinaria amministrazione, avete in mente qualcosa di particolare? Ma io, molto per rispetto per i cittadini, credo che i cittadini capiscano tutto al di là della bontà della comunicazione. È vero che Vero che i cittadini, molti politici dicono, non so se lei si accoda, i cittadini si lamentano sempre, qualsiasi decisione si prende. I cittadini hanno sempre ragione. Come poi il cliente del negozio che ha sempre ragione. Logicamente nell'epoca dei social network e di Facebook, comunicare è di fondamentale importanza sia per un politico, per la politica, e da maggior ragione per un'amministrazione. Ne ha dimenticato uno che è Twitter, che per la politica con i vari hashtag ha veramente twitterizzato l'intero... Uso più Facebook. Ma inizierà, secondo me, da assessore. Sicuramente. Certo.
Quindi comunicare è di fondamentale importanza, però credo che il vero valore aggiunto sia dato da quello che è il contatto con la gente. Cioè, non è che si può comunicare con un contenitore vuoto. Un amministratore deve spiegare ai cittadini stando in mezzo alla gente, frequentando i luoghi, essendo sempre a disposizione 24 ore su 24 di quella che è la cittadinanza. Io su questo sto facendo tantissime riunioni, tantissimi incontri con le associazioni di categoria, giro per la mia città. Io credo che questo sia il valore aggiunto per un amministratore, sia il modo corretto di essere amministratore e di fare politica. Molti, perché poi il vizio della questa politica, risposta che si ferma quasi che essere amministratore allontana dalla gente e porta a chiudere le amministrazioni all'interno dei palazzi. Noi dobbiamo, certo. Io credo che invece la trasparenza, l'hanno detto ospiti in questa trasmissione, sia Marco Alessandrini che il vice sindaco del Vecchio, è un po' almeno una vostra mission, il famoso palazzo aperto, no? Palazzo di vetro dove tutti possono vedere. Ecco, anche questo è un tema che si è un po' abusato da una parte politica negli ultimi tempi, però al di là delle battute, ci riferiamo al Movimento 5 Stelle. Quali possono essere in tal senso le iniziative per aggiungere trasparenza alla vostra azione di governo, al governo della città di Pescara? Ma io penso che in questo la persona, la figura di Marco Alessandrini è una figura di garanzia su questo. Noi siamo un'amministrazione che punta moltissimo sulla trasparenza, quindi gli atti sono a disposizione di tutti, ma poi il cambiamento sta anche nel fatto che se gli atti vengono generati attraverso il confronto con la cittadinanza, con le associazioni di categoria, con la fase di ascolto, poi diventano delle buone cose e elimina poi quella fase di scontro che c'è, di distacco che c'è tra la politica e la gente. Troppo spesso il cittadino confonde la politica con taluni politici. Politica credo che sia un bene vero inconfutabile. Ma la politica è di fondamentale importanza. È vero che ci sono stati dei politici che hanno accelerato questo processo di distacco tra la politica e la gente, ma è anche vero che la missione di noi più giovani è quella di riavvicinare quella che è l'attività politica nei confronti dei ragazzi, di portarla anche esatto, ma anche scuole. Un po' parlare di politica. Io veramente c'è una trasmissione che è venuta su questa emittente Teleponte che si chiama Lezioni di classe, trasmissione condotta dall'ottima Serena Suriani. Da questa trasmissione in tante occasioni si è vinto un vero distacco da parte dei giovani rispetto alla politica, quasi come se fosse qualcosa che non li riguardasse. E un altro dato grave è la bassa percentuale di giovani delle superiori che segue i telegiornali. Veramente è una roba, io non me l'aspettavo che ci fossero questi dati così sconfortanti da uno che da sempre, anche da piccolissimo, il sottoscritto si addormentava con i telegiornali, per cui mi risulta un po' strano pensare a giovani così disinteressati da ciò che li circonda. Ma è un dramma per il nostro paese. Io credo che la nuova generazione, come abbiamo detto prima, che oggi ha anche delle responsabilità importanti a partire dal governo centrale con Matteo Renzi, io ho molti amici giovani che sono onorevoli, che quindi hanno delle responsabilità grandissime, arrivare anche alla formazione del Consiglio Comunale e dell'amministrazione pescarese, che è fatta per la maggior parte di giovani. Noi abbiamo, e questo è importante, una lista molto rinnovata, e credo che adesso dobbiamo dar seguito a quello che abbiamo detto, ma soprattutto dobbiamo far sì che i giovani si riavvicinino alla politica, perché la politica si occupa, ecco, ma non per forza perché debbano fare il futuro di tutti quanti, esatto, non solo dei politici, ma bisogna essere informati anche su quelle che sono le opportunità che esistono. Quindi è una buona pratica, perché ripeto, la politica si occupa di tutti quanti, e quindi credo che i giovani debbano riscoprire questa vocazione. C'è un rovescio della medaglia però, all'occuparsi della cosa pubblica e della politica. Questo è vero sempre e comunque. Sui giovani che invece partecipano attivamente alla politica c'è un rovescio della medaglia. Lo sa qual è, Cuzzi? Che molto, forse troppo, spesso taluni partiti, anzi movimenti, hanno candidato, a mio avviso, in maniera così un po' prematura, persone che anche anche se giovani, non è che avessero queste competenze, la carta di età non può essere tutto, e le professionalità credo che vadano rispettate a prescindere che si abbia 24 anni oppure 60. Non è soltanto un discorso di carta di identità, altrimenti poi si rischia di creare una classe di amministratori inadeguata.
Sicuramente, io sono stato uno dei primi ad investire nella nostra città e nella nostra regione su quello che è il discorso portato avanti da Matteo Renzi quando nessuno ci credeva, con l'associazione Pescara Cambia Verso, che ha fatto sì che molti giovani... Ma com'è che poi sono diventati tutti renziani? Questo è una bella domanda. Cioè, io non ho capito questa cosa. Quando c'era il dibattito interno tra Bersani e Renzi, Bersani sembrava così leader incontrastato, tutti con Bersani tranne appunto come lei, con sì. Hashtag cambia verso, ha provato a cambiare verso, poi quando il verso stava cambiando veramente, tutti con Renzi. Questa è una pratica usuale nella politica, e logicamente a noi fa piacere, perché vuol dire che l'idea che abbiamo, diciamo, è prevalsa all'interno di una discussione, abbiamo portato avanti sin dall'inizio, certo, con coraggio e tanta determinazione, alla fine ha prevalso, come diceva lei, sia all'interno del partito, ma poi è stata un'idea vincente all'interno della nostra città, della nostra società. Mi permetto di dire che risulta anche goliardico sentire qualcuno che magari doveva essere uno dei rottamati, no, senza fare nomi, parlare di rottamazione, cioè si confondono i rottamati dai rottamatori. No, speriamo che quelli che sono saliti sul carro nel secondo periodo non siano i primi a scendere. Poi dipenderà dai sondaggi, però. Vabbè, dai. Comunque, al di là di tutto, cerchiamo di tornare serio. Al di là di tutto, quel momento, questo rinnovamento, quella fase entusiasmante delle primarie, poi ha prodotto un risultato straordinario, quello che il Partito Democratico è arrivato per la prima volta al 41%. All'europeo. Quindi è un risultato davvero molto importante per la nostra generazione, io mi auguro per il nostro paese. Ecco, tornando dal nazionale al locale, al comunale, parlando di Pescara, non abbiamo toccato l'argomento dei parcheggi, io insisto, cercando come una sorta di ragnatela tutte le tematiche che possono in qualche modo ricordare l'azione e l'agire dell'assessore Giacomo Cussi, perché il parcheggio è un tema che ovviamente influisce sul commercio in maniera direi piuttosto preponderante. C'è qualche suo collega di giunta che ha parlato della possibilità di tenere ulteriori garage o parcheggi multipiatto, potrebbe essere una soluzione, così. Ma sicuramente noi dobbiamo creare un sistema di parcheggi, che per la nostra città c'è un problema di carenza da sempre. Poi dobbiamo sviluppare in maniera intelligente anche le forme di mobilità alternativa. Sviluppare... E qua entra il campo culturale. Creare una cultura culturale, un po' diversa forse. O creare una cultura diversa, ma anche sviluppare. Io vedo che da quando sono state collegate ad esempio le due riviere c'è un utilizzo molto più frequente di quella che è ad esempio la bicicletta e altri mezzi di mobilità alternativa. Noi dobbiamo essere bravi a mettere in rete queste piste ciclabili di modo da poter raggiungere ogni parte della città, perché oggi sono un po' spezzettate a macchia d'olio. Certo. Quindi noi dobbiamo cercare di metterle in rete e anche su questo non voglio fare polemica, ma vedo che nelle nuove opere, nelle nuove progettazioni fatte dalla passata amministrazione, in molti tratti riqualificati non sono state previste piste ciclabili, e questo attiene a una cultura sbagliata di sviluppare il futuro di una città. Io credo che su questo noi invece dobbiamo puntare molto, anche attraverso il sistema del trasporto pubblico, che deve essere potenziato, certo, incentivato. E poi anche la cultura, abbiamo detto, del cittadino di non pretendere di parcheggiare dinanzi al luogo di destinazione, diciamo, non ha nemmeno a 5 metri dal luogo di destinazione. Diciamo la verità, questa è una città che ogni parte della città è raggiungibile con dei mezzi alternativi, che la macchina, quindi si può raggiungere a piedi, con la bicicletta, in modo facile, quindi abbiamo tutto a portata di mano, dobbiamo intervenire sulla cultura e soprattutto dobbiamo incentivare l'utilizzo dei mezzi alternativi, che possono essere i mezzi di trasporto, ma possono essere anche le biciclette e altre forme di spostamento. Ha parlato di pista ciclabile, ce n'è una che parte da Francavilla e poi termina a un certo punto di Pescara. Non si può creare una connessione generale anche tra Pescara e Francavilla in questo senso? Perché se si prova a percorrere la pista ciclabile che da Francavilla porta, diciamo, fini con Pescara, poi ci si rende conto che come si arriva a Pescara questa pista svanisce nel nulla, e i ciclisti che intendono partire da Francavilla per arrivare a Pescara poi si trovano a doversi confrontare con il traffico. Lì c'è stato un importante lavoro, però diciamo che delle volte si vedono un po' delle incompiute, un po' più di collaborazione anche tra comuni non basterebbe, credo. Sicuramente, specialmente in questo periodo di ristrettezze da parte dei comuni, io credo che, sempre per tornare alla parola abusata, dobbiamo fare sistema. Bike sharing? Sicuramente, sono tutte forme che le tiro fuori via. Qua alla volta, sono pochi mesi, però tutte le cose che ha detto
poi rimangono, per le registriamo. Sono in archivio, le può considerare già in archivio, poi magari la richiameremo più avanti quando poi sono nel ci sarà sono nel più programma di elettorale in linea di mandato, quindi sono cose per e cui forse a livello comunale i programmi possono essere attuati anche in maniera maggiore, non fosse altro per una chiamiamola così, efficacia della legge elettorale che consente governabilità quasi a prescindere, cosa che a livello nazionale, almeno adesso c'è una riforma importante in corso in tal senso, però sino ad ora la governabilità è latitata e con essa anche la possibilità di riformare seriamente il paese con le due camere che troppe volte si rimpallavano i disegni di legge con emendamenti che rendevano i tempi davvero biblici. Questo è verissimo, sottoscrivo. Quindi non avete scuse, perché al comune le cose si possono fare, anche se le risorse abbiamo una larga maggioranza sulle risorse ci sono dei problemi sicuramente, no, ma quello è un dato che poi i comuni devono sempre fare il bello e il cattivo tempo, perché sono diciamo i primi ad avere il confronto diretto con i cittadini, ma anche in virtù di alcune variazioni in termini di tassazione, da pensare all'IMU che cambia nome, si chiama in mille modi, però diciamo che lì c'era un'imposta. Sì, vabbè, ma tanto cambiamo i nomi, sembra quasi una marca di gelato, un nome di un gelato più che una marca, scherzi a parte. Però l'ICI prima era una tassa comunale, no? Adesso una buona parte di quella che dovrebbe essere una tassa comunale va al governo centrale. Questo per dire che poi diventa sempre più complicato reperire risorse per i comuni, anche se poi il cittadino, non potendo andare da Matteo Renzi, il presidente del consiglio, va dall'assessore Cuzzi. E cosa risponde il cittadino all'assessore Cuzzi? Io rispondo che alla tassazione poi le amministrazioni devono rispondere con un'effettiva erogazione di servizi. Di servizi. E quindi se i cittadini pagano le tasse, però poi l'amministrazione riesce a perché quello che è mancato, il cittadino poi non ha visto i servizi e va in testa. A promuovere la qualità della vita, io credo che questo sia un fatto superabile. È ovvio che laddove c'è una tassazione elevata, non vengono erogati i servizi, la qualità della vita è scarsa, e la città non ha, diciamo così, dei fattori di sviluppo. E di tanto in tanto ci scappa anche qualche scandalo politico. Io credo che poi i cittadini hanno ben ragione ad arrabbiarsi e a bastonare i politici che operano male. Grazie a voi. Con l'augurio che possa essere un politico che farà bene, almeno è l'auguro che gli facciamo noi di Teleponte. Vengo con Punti di Vista. Politico cambia verso. Che hashtag cambia verso. Ci vediamo la settimana prossima con Punti di Vista, sempre qui su Teleponte. Arrivederci. Buonasera.